Siamo molto felici di poter inaugurare questa mostra che si chiama Il Sole Ritrovato. È una mostra che riguarda gli illustratori che sono stati presenti nella seconda metà del Novecento a Sarmede. E viene legata alla presenza proprio di un grande illustratore che è Stepan Zavrel, che è nato nel 1932, ma che è arrivato da noi nel 1968 e che ha creato diverse situazioni artistiche per il paese, dalla Mostra Internazionale dell'Illustrazione alla Scuola di Illustrazione. Tutto questo per noi è stato creato attraverso appunto questa immaginazione da parte di questo artista. Il Sole Ritrovato vorrebbe rappresentare parte di quella comunità di artisti che ha partecipato a questa storia, direi quasi epica per l'illustrazione. Perché Sarmede è al centro dell'illustrazione da circa 42 anni. Abbiamo effettivamente creato una mostra internazionale di illustrazione che è nata nell'83 e nell'83 quest'anno sarà la 42esima edizione. Il Sole Ritrovato vorrebbe essere una mostra permanente che potrebbe essere visitabile tutto l'anno. Quindi è stato uno sforzo molto importante, che è stato consentito solo grazie all'apporto di un grande benefattore che è Roberto Rizzo dell'azienda Solid World, che ha potuto finanziare gran parte di questa mostra. Il motivo perché noi la realizziamo è perché ci sia effettivamente una presenza da tutto l'anno di una mostra molto importante sul territorio trevigiano e italiano, ovviamente. Un altro motivo importante è quello di poter dare ai nostri allievi della scuola di illustrazione un risultato straordinario dal punto di vista dell'elevata qualità delle opere esposte e poter essere una fonte proprio di apprendimento. Si tratta praticamente di confrontare la vecchia illustrazione, non chiamiamola vecchia, ma soprattutto l'illustrazione di quel tempo che aveva delle speranze e la visione di un futuro più positivo rispetto all'illustrazione di oggi. Quindi può essere un campo importante per poter confrontarci sul mondo dell'illustrazione. Sono sicuro che sarà molto apprezzata perché ci sono degli artisti straordinari, si parla di David McKee, di Emanuele Luzzati, di Květa Pakoska, di Wilcon, sono tutti illustratori che si sono affermati nel mondo. Basti solo pensare che David McKee ha pubblicato quasi 22 milioni di copie in tutto il mondo dei suoi libri illustrati. E non solo, c'è anche ovviamente la presenza di Stepan Zavrel che raccoglie una grande eredità del mondo dell'Est e la porta in Italia a confrontarsi con quella dell'Ovest. E questo è un altro motivo importante perché c'è un incontro tra la scuola di illustrazione d'arte dell'Est con la scuola di illustrazione d'arte dell'Ovest. Si tratta veramente di un incontro che è stato fatto qui a Sarmede e credo che sia da storicizzare proprio per creare un punto fermo nell'illustrazione italiana. Questa è la prima mostra storica promossa dalla Fondazione Stepan Zavrel. Le opere provengono dalla collezione e sono arrivate appunto in collezione tramite acquisizione e donazione anche delle artiste e degli artisti in mostra. Documenta una parte importante della storia dell'editoria dell'infanzia, in particolare gli ultimi decenni del Novecento, un momento determinante per Sarmede e in generale per l'illustrazione. La mostra è composta da 80 opere, 80 opere originali, chiaramente, suddivise in 5 sezioni. E oltre alle 5 sezioni ci sono anche 2 sale dedicate a Stepan Zavrel, i giardini e gli studi.